Eccoci con il nostro webinar assicurazioni. Oggi con noi Luca Sciortino i4T. Passo a lui la parola, come sempre per le domande, per qualsiasi argomento che volete approfondire potete utilizzare la chat. Domande eventualmente finali, invece le lasciamo gli ultimi 5 minuti. Grazie, un saluto e buon webinar. Intanto i ringraziamenti di ovviamente logici, ringraziamo Musement per l'ospitalità, voi per la presenza. Veramente vado subito, entro subito nel merito perché non abbiamo molto tempo. Io sono Luca Sciortino, sono il commerciale che segue Musement per quanto riguarda le assicurazioni I4T. Allora, se qualcuno ha, mentre io presento le polizze, ha delle domande specifiche, immediate, me lo segnala e mi fermo subito. Altrimenti io poi le facciamo tutto verso alla fine dell'incontro. Solo due precisazioni, allora, così a livello di polizze, di assicurazioni, anzi non di polizze, in linea generale. Sempre di più le assicurazioni diventeranno parte integrante della vendita dei pacchetti turistici, per una ragione molto semplice, probabilmente che state già seguendo anche voi, che è che sostanzialmente quasi tutte le agenzie e anche gli esterni si stanno spostando verso la disintermediazione, quindi diventando poi responsabili automaticamente. La copertura assicurativa deve essere adeguata, perché la legge prevede che il venditore di viaggi debba tenere, oltre che un comportamento corretto, etico nei confronti del passeggero, che la sua vendita debba essere congrua e adeguata al pacchetto che si sta vendendo. Quindi formule assicurative che abbiamo anche noi, perché il portale Gattinoni che voi utilizzate siamo sempre noi che lo forniamo, spesso non sono adeguate alla destinazione venduta. E questo può comportare dei serissimi problemi a livello legale, se dovesse succedere qualcosa in destinazione. Quindi sto parlando di polizze mediche. Pertanto, noi oggi parleremo non tanto delle polizze cosiddette di legge, che sono appunto queste a cui facevo riferimento, perché di legge? Perché la legge dice che l'organizzatore di viaggi deve avere necessariamente all'interno del pacchetto una copertura assicurativa. Allora, si sono studiate queste formule che hanno un costo molto basso, ma di conseguenza anche danno dei servizi adeguati al costo, diciamo così. Tant'è che infatti poi ci sono tutte queste polizze da portale, di cui parleremo a brevissimo, che sono appunto polizze integrative. Cosa significa integrative? Significa che vanno ad integrare le polizze di legge alzando i massimali, sostanzialmente, o mettendo garanzie maggiori. Mi faccio riferimento, per esempio, all'annullamento, che nelle polizze medico bagaglio ovviamente non c'è. Tutto chiaro? Vado avanti. Due, forse. Si possono usare per viaggi in Russia? Sono accettate per Sì. l'ingresso? Allora, Matteo ci chiede se le polizze possono essere allora, le polizze in generale sì, le mie no, nel senso che noi non abbiamo nessun accordo co né come I4T né come IMA per l'ottenimento del visto Russia. Sono assolutamente valide invece per quanto riguarda la medica. Quindi la polizza medica è riconosciuta in tutte le strutture in Russia. Però purtroppo non possono essere, le nostre non vanno bene per l'ottenimento del visto. L'unica che abbiamo, ma non è solo un problema di Russia, anche per esempio in Algeria, eccetera, non sono valide, non sono riconosciute perché non ci sono gli accordi come compagnie. L'unica che abbiamo che prevede invece l'ottenimento del visto è la ERV per Cuba. Con quella si può richiedere il visto. Allora, io normalmente consiglio sempre, Matteo sempre mi chiede che bisogna farne una diversa. Allora, io normalmente dico sempre questo: c'è Globi Visti che ha un costo molto basso e può essere utilizzata per qualunque richiesta in cui serva per ottenere il visto.
e poi eventualmente una mia medica, perché è senz'altro competitiva come costo rispetto a tutte le altre. Tutto chiaro? Aspetta. Basta. Bene, questo sui visti. Allora, incominciamo a entrare subito nel merito delle polizze. Tutti quanti, e qua ho bisogno però di una risposta, tutti quanti siete entrati già nel portale, avete già visto, o partiamo proprio da zero? Non mi scrivo. 15. Già entrati o sono una volta, beh, però anche se una volta siete già tutti entrati. Allora, noi siamo dentro al portale, abbiamo 4 compagnie. Sì, grazie. Allora, abbiamo 4 compagnie, i 4T, Herb, Ara, Gaima. La prima che abbiamo da storica è i 4T, che è una compagnia nordamericana, ha tutta una serie... Ha proprio dei parametri site, quindi anche no. Dicevo, la compagnia nordamericana ha dei parametri completamente diversi rispetto alle compagnie europee, e per chi l'avesse già vista, si è reso conto che è veramente molto competitiva come costi, perché ragiona proprio su altri parametri. Quindi abbiamo viaggio singolo medico bagaglio, è una medico bagaglio completa. Medica, beh, quindi copertura medica, copertura bagaglio, con massimali diversi a seconda del tipo di polizza che si compra, una copertura RC, quindi anche in corso di viaggio. Abbiamo il passeggero ha un RC per il periodo in cui è all'estero, durante la vacanza, che è una responsabilità civile, quindi danni terzi o cose che può causare involontariamente, una tutela legale e una mancata partenza. Allora, cos'è la mancata partenza rispetto, qual è la differenza tra mancata partenza e annullamento? L'annullamento è... avviene, tutte e due avvengono prima della partenza per la vacanza, però l'annullamento è proprio io non riesco più a partire, per cui devo cancellare la partenza. La mancata partenza invece è l'impossibilità di raggiungere il punto di origine del viaggio per motivi a me esterni, che possono essere la rottura dell'auto, piuttosto che trovo traffico sull'autostrada, sono tutti motivi certificati, da una parte un carro attrezzi, da una parte una dichiarazione dell'ente che gestisce le autostrade, piuttosto che il ritardo del treno, insomma non riesco a raggiungere l'aeroporto. Allora la compagnia che cosa fa? Paga da a rimborso, quindi bisogna comprarlo prima, da a rimborso, secondo il massimale assicurato che parte da 450 euro fino a 1500 euro per persona, i soldi per il biglietto sul volo successivo per raggiungere la destinazione. Quindi si parte comunque e non è un annullamento. Allora, viaggio singolo medico bagaglio. Abbiamo solo 2 polizze, la I4T e la Prestige, come medica bagaglio. E la differenza sta nei massimali. L'I4T prevede 1 milione di euro di medica, a prescindere dalla destinazione. Adesso io sto facendo un esempio. Allora, intanto, come vedete, la prima differenza rispetto alle polizze normali che abbiamo visto, che avete visto fino ad adesso, è come è composta la pratica. Quindi, se un passeggero è il singolo, la persona singola che viaggia, padre, madre, figli minorenni e la famiglia con figli minorenni, il padre o la madre, quindi o uno o l'altro che accompagnano i figli minorenni durante la vacanza, 2 o più persone è dalla coppia di adulti in su. Una famiglia con 2 figli maggiorenni è 2 o più persone, perché diventano 4 adulti in questo caso. Quindi adesso abbiamo fatto un passeggero,
prenotato oggi con partenza domani e rientro il 27, di 64 anni, anche questo è un parametro, la destinazione ovviamente la chiedono tutti, la data di prenotazione la chiedono tutti, la data di partenza e di scadenza, quindi il periodo da assicurare lo chiedono tutti, l'età incominciano a chiederle anche altre compagnie, però fino a poco tempo fa eravamo gli unici, perché sono i parametri e non abbiamo inserito, qua è una solo medica, dopo sull'annullamento vedremo che non inseriremo il costo della pratica. Quindi calcola preventivo, a questo punto noi abbiamo una polizza che costa 12,50 euro lorda, commissione, con 1 milione di medica e 100 euro di franchigia. Responsabilità civile 500.000, con 10% minimo 360 euro, spese legali 10.000 euro, significa che se dovessi aver bisogno all'estero di un legale, fino a 10.000 euro la polizza mi paga le spese di questo legale. Mancata partenza, come dicevo, 450 euro perché è la base, quindi è l'importo minimo, e poi un bagaglio di 700 euro con un minimo di 70 euro. Se dovessimo cambiare dai 4T a Prestige, allora stiamo parlando di 12,50, teniamo tutto il resto uguale, quindi a parità di condizioni, da 12,50 euro mi passa a 15,50, 3 euro in più, quindi stiamo parlando veramente di pochissimo, però eleviamo a 4 milioni il massimale di medica, senza franchigie, e arriviamo a 3.500 euro di bagaglio, 1.500 euro di mancata partenza, gli altri massimali rimangono uguali, raddoppia la RC. Allora, cosa volevo evidenziare? Che la differenza tra una e l'altra, in realtà, con dei massimali così tanto aumentati, è di 3 euro. Quindi stiamo parlando veramente di peanuts rispetto a quello che è la garanzia prestata, corretto? E questa è la solo medica con i 4T. Per cancellare, allora, smarchiamo subito il discorso dei 10, 25, 50. 10 sono talmente competitive come costi queste polizze che molte agenzie le marcapavano di loro. Cosa illegale? Si commettono due reati, uno di carattere fiscale e uno di carattere penale. Allora la compagnia cosa ha detto? Ve le faccio marcappare io, quindi se io metto 50 il premio esce già all'ordo, però su queste 50 euro non si riconosce la commissione piena ma il 40%. Quindi di fatto 4 euro, 10 euro, 20 euro fissi. A voi decidere se ne vale la pena oppure no. Credo di essere stato abbastanza chiaro. Allora, Giovanna mi chiede se metto più persone la quota è totale o... Ah sì, giusto, brava. Allora, facciamo così. Lo facciamo e basta. Mettiamo due persone, perché questi valori qui, ritorniamo sullo standard, questo valore qui è sempre il totale di polizza. Quindi 15,50 euro sono il totale di polizza. Questi valori invece sono per persona. Infatti qua lo riporta massimali per persona. Quindi se noi facciamo due persone, stessa cosa, la I4T Prestige mi passa a sempre 15,50 di polizza. Due più persone? Ah no, aspetta, perché non ho messo, avevo dimenticato di inserire la persona. Quindi 31 euro giustamente perché raddoppia, perché sono due persone, ma questi valori sono sempre per persone. Quindi i valori assicurati sono sempre per persone. Ok, e mentre la quota è complessiva, è il costo della polizza intera per tutte le persone assicurate. Allora, questa è la medica. Che caratteristiche ha? I4T ha dei massimali molto alti, come abbiamo visto, 4 milioni di medica, di fatto è una illimitata. Perché credetemi, 4 milioni di medica è un'illimitata. Noi abbiamo avuto, faccio un esempio che può essere esemplificativo, noi abbiamo avuto quest'estate un sinistro in Canada dove abbiamo pagato 900.000 euro. E credo che sia stato il record dei record della storia del turismo. Questa persona è stata quasi 120 giorni in ospedale. Se avesse avuto un'altra compagnia che dà l'illimitato, gli ultimi giorni di ospedale se li sarebbe dovuti pagare, perché limita ha l'illimitato nell'importo, ma limita l'ospedalizzazione a 100 giorni. E quindi di fatto non è un illimitato. Fino a 4 milioni noi paghiamo.
cioè noi, la compagnia. Sì, anche no. Paga fino a 4 milioni. E 4 milioni è veramente, poi provate a scriverlo, è una cifra impressionante. Allora. Scusate solo un istante, volevo fare una precisazione veloce. Vi abbiamo già dato comunicazione nel refresh, comunque per quanto riguarda l'attività di tour organizing, comunque di PTO, abbiamo aggiornato anche il manuale, quindi il minimo che diciamo di applicare come polizza è appunto quella che vi ha mostrato un secondo fa Luca, con 1 milione di massimale. È ovvio che, come ha detto lui, nulla ci vieta, anzi è suggeribile, con poca differenza, andare a proporre anche questa che è ulteriormente integrativa e completa. Comunque sicuramente non accettiamo polizze inferiori, perché altrimenti la responsabilità sia come azienda diventa troppa, ma anche l'assistenza che si può dare poi al cliente con la conseguente soddisfazione o meno a termine del viaggio. Quindi rimarcatevelo bene, perché è un punto molto importante. Ecco, attenzione, perché noi ovviamente abbiamo abbiamo una casistica enorme di quello che succede nel mondo, di quello che succede nelle agenzie, eccetera. E posso garantirvi che non dare una polizza adeguata o dimenticarsi addirittura, come è capitato per una mia agenzia, di emettere la polizza, può creare veramente dei grossissimi problemi. Sempre Giovanna mi chiede se posso vendere anche in caso di solo volo per USA. Le mie polizze sì, sono polizze e siamo credo ancora gli unici che assicurano il cosiddetto servizio singolo, quindi anche il solo volo o il solo hotel laddove ci sia una non rimborsabile e vogliono assicurarla. La medica invece, se è questo il riferimento, può essere messa anche per il solo volo USA. Allora, per quanto riguarda l'organizzazione invece, le polizze viaggio singolo, che sono le polizze che includono l'annullamento, quindi abbiamo in questo caso diverse coperture. Faccio un esempio sulla più cara e poi ne faccio un esempio sull'intermedia. Prendiamo la I4T Plus Prestige, con due persone che vanno negli Stati Uniti. Che vanno negli Stati Uniti e si fanno 2 settimane, la classica. C'è qualcuno che ha. Sì, l'ultimo è entrato, per favore chiuda il microfono, grazie. Ok. Che si fanno le famose 2 settimane di viaggio di nozze negli Stati Uniti. Quindi 2 adulti, 18-64. La viaggio singolo include l'annullamento. Quindi noi abbiamo una polizza da 360 euro circa, sempre lordo commissione, con 4 milioni di medica, 1 milione di RC, 30.000 di spese legali, 1.500 di mancata partenza, 3.500 di bagaglio, e assicuriamo un capitale di, in questo caso, 16.000 euro, perché sono 8.000 euro per persona, con poco meno, con 360 euro. Questa polizza qui, dando tutte le garanzie, di fatto diventa la polizza più utilizzata dalle agenzie o dai consulenti che producono viaggi in organizzazione propria, perché con un'unica polizza si danno tutte le coperture, medico, bagaglio con dei massimali molto alti e l'annullamento incluso, a un costo che è di 180 euro a persona circa, quindi è un costo molto basso. E questa è in assoluto la più cara. Se noi dovessimo fare una, faccio un esempio, una plus con una famiglia, padre, madre e figli minorenni che vanno in Europa, la classica vacanza estiva, no? Di 2 settimane, quindi 2 adulti e 2 bambini minorenni, questa polizza mi viene a costare 103 euro in 4, ma gli stiamo dando tutto, 2 milioni di medica testa con 50 euro. Chiaramente, essendo più bassa, diminuiscono un po' i massimali, però stiamo parlando di 750.000 euro di RC a testa. E in questo caso abbiamo assicurato una pratica per 12.000 euro, con 103 euro a testa. Il disco di vendita quale dovrebbe essere? Guarda che con 25 euro ti ho già messo l'annullamento. Cioè, sì, 103 euro totali. Per cui il disco di vendita quale dovrebbe essere in teoria? Guarda che con 25 euro ti ho già messo l'annullamento. Lo comprano
tutti. Tutti lo comprano. Perché se io dovessi prendere, dovessi spendere fino a 12.000 euro per una vacanza, con 25, e magari la partenza è da lì a diversi mesi, io 25 euro per assicurarmi 12.000 euro li spendo. Giusto? Silenzio attonito. Il tipo di copertura lo scegliamo in base al costo totale? Sì. Sì, allora Matteo mi chiede, il tipo di copertura lo scegliamo in base al costo totale del viaggio? Sì, non al costo totale del viaggio, ma al costo per persona. Cioè, se, perché per esempio, facciamo questo esempio che è tipico. Padre, madre e due bambini probabilmente non spendono tutti 3.000 euro a testa. Quindi non abbiamo, abbiamo assicurato sì una pratica per 12.000 euro, ma laddove magari il papà e la mamma spendono 3.000 euro ciascuno, e i figli ne spendono, perché hanno la, uno la gratuità e l'altro il 50%, abbiamo una pratica di 7.500 euro, giusto? Noi dobbiamo andare a prendere, per calcolare la polizza corretta, il costo massimo della persona che viaggia. Quindi in questo caso il costo dell'adulto. È chiaro? Se non è chiaro, lo ripeto diversamente. Ok? Rispondetemi tutti se è chiaro questo passaggio, perché è fondamentale. Perché altrimenti non è adeguata la polizza. E allora, ok. Sto ripetendo per chi mi chiede la ripetizione. Dunque, noi non, quando siamo andati a inserire i parametri per emettere la polizza, non abbiamo inserito il prezzo della vacanza. Perché? Perché nelle mie polizze i massimali sono già inclusi nella polizza stessa. A seconda del tipo di polizza possono variare. L'I4T, per esempio, a pari condizioni, mi riporta 1.000.000 di medica anziché 2.000.000 e 1.500 euro di annullamento anziché 3.000, che era la plus, quella successiva. No? Quindi sono, tutti i massimali sono già inclusi nella, nella polizza. Questo cosa vuol dire però? Che io devo andare a prendere, per calcolare l'annullamento, il prezzo massimo pagato da uno o più partecipanti al viaggio, che in questo caso può essere diverso perché ci sono dei bambini che hanno la gratuità, però potrebbe essere lo stesso se ci sono quattro adulti, tutti e quattro spendono 3.000 euro. Quindi il prezzo massimo della persona. È più chiaro? Ok, perfetto. Ok, grazie a voi. Allora, quindi, ricapitolando, le malattie preesistenti sono sempre escluse, anche in questa polizza. Diciamo quali sono i limiti di questa polizza? Appunto le preesistenze che non sono incluse. E soprattutto noi siamo molto competitivi fino a questa fascia di età, che è i 64 anni. Oltre, togliamo i due bambini, così diventa più chiaro, facciamo sempre due persone. A 64 anni che vanno in Europa e si fanno due settimane spendono 86 euro circa. Se noi, anziché farli di 64 anni, li facessimo, queste persone avessero 75 anni, fino a 75 anni, quindi la fascia di età superiore, la polizza raddoppia. Se dovessero avere 84 anni, tra 75 e 84, la polizza triplicherebbe come costo. Tenete presente una cosa, che non pagando le malattie preesistenti difficilmente potremmo assicurare persone che hanno un'età superiore ai 74 anni. Perché molto probabilmente qua, da questa fascia in su, incominciano a essere delle malattie preesistenti al 90%. Come l'abbiamo risolto il problema delle preesistenze? Inserendo IMA. IMA è una compagnia francese. L'ultima cosa. L'altro limite della, come si dice, un altro limite, ma che può non essere un limite, bisogna vederlo bene, della polizza I4T è che noi non possiamo assicurare pratiche con un valore per persona superiore agli 8.000 euro, che potrebbe essere tanto, potrebbe essere poco, però è di fatto un limite, perché lo limita a 8.000 euro. Come funziona questa cosa? Noi in realtà possiamo anche assicurare pratiche con un valore superiore agli 8.000, ma poi si applicherebbe la cosiddetta regola della proporzionalità, in sintesi molto sintetica.
Se io assicuro una pratica da 10.000 euro, quindi sto assicurando un valore e la mia polizza ne vale 8.000, sto sottoassicurando del 20% il valore della pratica. Quindi in caso di annullamento, sempre annullamento, stiamo parlando perché la medica non ha limiti, in caso di annullamento io come andrò a comportarmi? La penale meno il 10% di franchigia meno il 20% che è proporzionale alla sottodimensione della polizza. In sostanza non conviene tantissimo farlo. Diciamo che fino a 8.500 euro è accettabile, oltre diventa troppo costoso per il passeggero, conviene fare un'altra compagnia. Allora, dicevo, come abbiamo risolto il problema delle preesistenze? Inserendo in portale una nuova compagnia che è IMA, una brevissima presentazione di IMA perché non tutti la conoscono. IMA in realtà esiste in Italia da sempre, è una compagnia francese, il suo core business è riassicurare, cioè assicura le assicurazioni. Infatti io prima ho fatto lo spiritoso, ho detto che abbiamo speso 900.000 euro quest'estate, in realtà non è vero. Noi abbiamo, la compagnia ha una franchigia di 250.000 euro, mi sembra, quindi questo sinistro l'ha pagato 250.000, tutto il resto l'ha pagato la società riassicuratrice della... Quindi il business delle riassicurazioni è questo, assicurare le assicurazioni. In più fa anche la cosiddetta assistenza, cioè l'ambulanza, il carro attrezzi, il medico inviato all'estero per recuperare dei pazienti, tutta questa è l'assistenza, quindi dal carro attrezzi fino ad arrivare al medico all'estero. IMA è specializzata anche in questo, tutta l'assistenza delle polizze Unipol che vendete è fatta da IMA, perché l'assistenza di Unipol è delegata a IMA. L'anno scorso ha aperto il ramo Travel e noi l'abbiamo subito inserita nel nostro portale. Perché? Perché prima di tutto paga le malattie preesistenti. Le polizze sono costruite esattamente come i 4T, spese mediche, viaggio singolo, medico bagaglio, e poi spese mediche annullamento, viaggio singolo, che era quella che abbiamo visto prima. Allora, paga le malattie preesistenti, faccio in fretta, paga le malattie preesistenti, si può emettere fino a 30 giorni data partenza, e anche questo è un bel vantaggio, perché si può dimenticare, ci si può pensare dopo, eccetera. E in più paga le... allora, polizza medico bagaglio annullamento da emettere entro quanto dalla prenotazione del primo servizio? Entro le 48 ore. Consiglio, fatela contestualmente. Oppure, laddove ci si dovesse dimenticare, abbiamo IMA, che può essere emessa fino a 30 giorni data partenza. Come si dice? Quindi questo è un altro vantaggio di IMA. E in più, nella garanzia annullamento, sono incluse i gravi atti in destinazione. Quindi non solo gli atti di terrorismo per l'annullamento, ma anche, per esempio, l'uragano. Per esempio, il terremoto. Quindi è una polizza molto completa questa, è forse tra le più complete sul mercato. In più, a differenza di 4T, una cosa importante... No, solo per... allora, mi chiede ancora Matteo i tempi di emissione. I 4T, 48 ore, dalla conferma del primo servizio in penale, che normalmente coincide con la biglietteria aerea. IMA, invece, fino a 30 giorni data partenza. Quindi non c'è l'obbligo della contemporaneità. Ok? Penso di sì. Sì, ok, ma per eventi come uragani, appunto, IMA prevede il grave evento in destinazione, come potrebbe essere l'uragano. Non si limita all'evento terroristico certificato, ma anche ai gravi eventi, come potrebbero essere degli eventi naturali, terremoti, uragani, eccetera. Sì, no, nelle condizioni, tutto questo è specificato nelle condizioni di polizza, che sono qua. Si può fare, allora, ovviamente, certo, sarebbe bello fare sempre IMA, ma IMA costa di più di 4T, ovviamente. Costa sempre un po' meno rispetto alla media di mercato. Facciamo subito l'esempio, così
riusciamo a capirci. Facciamo sempre la top a questo punto. Facciamo la safe sempre come famiglia, o se no la top come viaggio di nozze. Quindi Stati Uniti, facciamo quella cara. 27 per 2 settimane. Sempre 2 adulti, 18,64. Adesso, se non mi ricordo male, era 360 euro. 360 passa a 372. Non è molto più cara. Sulla coppia. E addirittura con un massimale per gli Stati Uniti di 5 milioni anziché 4. A persona, sempre i massimali. La cosa però diversa è che noi possiamo assicurare con IMA pratiche fino a un massimo di 5.000 euro per persona. Quindi 10.000 euro in questo caso, che è la coppia. Se invece dovessimo fare la safe, che sono i 3.000 euro dell'altra polizza, in Europa per una famiglia, quindi 2 adulti e 2 bambini, la differenza è più importante, perché da 102 passa a 170. Perché? Perché, come è costruita la polizza I4T? Il primo bambino paga il 50%, dal secondo in avanti sono gratuiti. Tant'è che se noi qua con I4T avessimo fatto 3 bambini, sarebbe stato sempre 103 euro. Mentre per IMA il prezzo è sempre uguale, non cambia, per cui costa di più, parecchio di più sulla famiglia. Che altro? Dicevo, quindi gravi atti, gravi eventi in destinazione, e in più, a differenza di I4T, sull'annullamento paga anche la revoca ferie. Aspetta, 27,3, aspetta, infatti mi sembrava un po' troppo caro, hai ragione, scusa. Mi segnalano che è una settimana, che ho fatto una settimana anziché due, infatti da 103 euro passa a 198. Ok? Quindi è molto più cara per la ragione che vi dicevo prima sul discorso dei bambini. Stavo dicendo, la revoca ferie. Allora, per esempio, la perdita del posto di lavoro è in garanzia anche con I4T, chiaramente. Il cambio del posto di lavoro, quindi nuova assunzione e perdita delle ferie, è in garanzia anche con I4T. Mentre la revoca ferie da parte dell'azienda non è in garanzia con I4T, però è in garanzia con IMA, si può fare con IMA. Queste sono le 3-4 grosse differenze rispetto tra le due compagnie. L'ultima cosa, ERV. ERV, prima non avevamo IMA, che ovviamente non ha limiti su Cuba, mentre essendo nordamericana I4T non si può emettere per polizze, cioè per viaggi che includono Cuba, essendo ancora soggetta a embargo commerciale dal congresso statunitense. Quindi abbiamo trovato questa soluzione con ERV, che abbiamo tenuto perché è una polizza, come dire, una medica base da 30.000 euro e 750 euro di bagaglio, e dà la possibilità di ottenere il visto per l'ingresso a Cuba. E soprattutto è riconosciuta dallo Stato cubano per le strutture. Quindi, vedi, 23,50 euro, ecco, questa è l'unica netta in realtà. Nel senso che questi 23,50 euro non sono commissionati, quindi questo è da marcappare. Noi abbiamo finito il tempo, mancano 3 minuti, quindi direi passiamo domande. Alle ultime domande. Commissione 20, commissione 20, la commissione 20% lorda. Questa è una bella domanda: come si fa a sapere se sono nette? Sono tutte lorde le polizze, tranne ERV che è netta. Francesca è comunque indicato sul manuale assicurazione a vostra disposizione. Patrizia. Sì, Patrizia, scusate. Vi anticipo, se non l'ho fatto prima Luca, che a novembre cambierà il portale, giusto. Quindi probabilmente rivedremo allora, Luca, ma non questo, spaventiamoci. Tutto questo che abbiamo visto verrà completamente cambiato. Voi avrete qua di fianco l'emissione della polizza, sostanzialmente questa barra sarà qua di fianco, sarà un aggregatore, quindi non solo le polizze singole, ma anche ho 3 persone che vanno ad Antigua, perché non ci sarà più la macro area, ma ci saranno proprio le singole nazioni da identificare,
che spendono 3.000 euro e voglio solo la medica. E il sistema vi spara tutte le polizze che, con queste caratteristiche. Quindi vi facilita molto. Sarà completamente diverso, quindi senz'altro all'inizio lo troverete un po' ostico, però è molto più facile, sarà poi molto più facile poter vendere e proporre le polizze alle persone, perché saranno tutte più adeguate. Quale annullamento consigli in aggiunta ad un viaggio fatto da un TO come Alpitour, Eden, eccetera? Con Eden, secondo me, puoi fare solo una medica, perché, come sapete, la quota di iscrizione di Eden include anche l'annullamento, poi possiamo parlarne sulle condizioni, però di fatto c'è e non si può togliere. Però la medica della polizza, della quota di iscrizione è molto bassa, quindi eventualmente si può fare un'integrazione medica consigliata. Mentre con Alpitour defleghi da EasyBook che la polizza e puoi mettere tutte le polizze che vuoi. No, qua stanno facendo qualcosa. Chiaro? Quindi su tutti i tour operator, ad esclusione di Eden, si possono emettere le polizze. Tempistica di emissione in pratica di organizzazione gruppo rispetto all'apertura pratica all'emissione voli. Nessuna pratica già fatta, ma voli da emettere entro fine gennaio. Sempre il dubbio di quando emettere la polizza. Allora, dipende. Noi parliamo sempre di primo servizio in penale. Cosa significa? Normalmente corrisponde alla biglietteria aerea, che è un instant, normalmente l'instant purchase o la non rimborsabile è sulla biglietteria aerea. Però nel caso di un gruppo, te fino a che non hai la prima emissione del servizio in penale, non hai l'obbligo di emettere la polizza. Sì, rimangono in realtà pochi secondi perché abbiamo meno di un minuto, quindi nel frattempo che scrivete forse ancora altre domande, ultimissime, ringrazio Luca per essere qui e poi ci riaggiorniamo a breve. Anche prima di salutarvi, anch'io una cosa, non c'è nessun problema, potete chiamarmi, io molti di voi li sento abbastanza spesso, potete chiamarmi quando volete. Se la polizza è solo medico bagaglio senza annullamento, l'emissione entro quando? Fino al giorno prima della partenza. La solo medico bagaglio valida fino al giorno prima della partenza.